Ciao tesori, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio farvi uno di quei video che ogni tanto vi faccio, tipo aggiornamento, tipo chiacchiericcio, dove vi parlo un po' di tutto, della mia vita, di come sta andando, le varie cose, insomma, e così volevo aggiornarvi un po'. Comunque, Dio mio, a parte che in questo momento ho il cucciolo qua sotto, oltretutto tutti i giorni ricevo dei messaggi da parte di voi dolcissimi che mi chiedete appunto se il cucciolo sta bene. Per ora sta, nel senso che per ora mi sembra che stia bene, per ora mi sembra che si stia riprendendo alla grandissima, gioca, mangia, fa la popò normale, quindi sì, penso che si stia riprendendo, insomma. Tra pochi giorni avremo un'altra visita da fare e ci dirà insomma che cosa ne pensa, però secondo quello che stiamo vedendo sembra davvero migliorato parecchio, quindi comunque per quanto riguarda il cucciolo sono contenta. Per quanto riguarda Lara anche sono molto contenta perché moltissimi di voi mi hanno scritto come sta, e nell'ultimo vlog che avete visto appunto parlava in modo diverso, parlava tipo come se gli è cambiata la voce. E ha tipo questa voce più aperta, più fresca, più bimba anche. Vi giuro, è stato bellissimo sentire questo. Ma proprio dal giorno alla notte, cioè abbiamo iniziato le cure dal giorno alla notte, queste cure molto pesanti. Dal giorno alla notte, boom, Ale, nuova voce. Vi giuro, proprio che si sente che sta meglio, anche la notte la sento che respira molto meglio. Io vi giuro, più contenta di così non sono. Metto le mani in avanti e dico, poi non si sa, perché non è che me la voglio tra virgolette tirare da sola, non è che voglio cantare vittoria finché non effettivamente non c'è una vittoria reale. Però diciamo che per adesso fa un bel sperare, quindi per ora insomma manteniamo la speranza, però diciamo che la speranza è ancora più positiva di prima. E sono senza pantaloni, infatti ho una cosa, perché io in realtà in casa mia di solito sto senza pantaloni. Vi prego, ditemi che anche voi state così, cioè io a casa è raro che uso i pantaloni, sto sempre in mutande. Sì, non è proprio che ho pantaloncini, però pantaloni, per favore ditemi che anche voi fate così, perché io vi giuro, io odio stare vestita in casa, cioè è proprio una cosa che odio, e più vado avanti più lo odio, quindi yes. Comunque, per quanto riguarda il resto, vi dico anche che molti di voi volevano sapere anche di Caio. Caio è... Allora, ieri sera abbiamo avuto due episodi un po' strani, nel senso che ha vomitato per due volte, però penso di aver capito il perché, quindi non mi allarmo. E ovviamente poi ci sono mezzi dovuti controlli, ci mancherebbe altro, però non è allarmante come cosa. È stata anche abbastanza normale, perché il signorino ha fatto lo spiritosello, si è mangiato delle cose che non doveva. E, beh, cioè, vi giuro, con... Due cani più una figlia, penso di dover avere tipo gli occhi a 360 gradi, cioè penso veramente che devo vedere tutto, devo avere più occhi, però è bello. Per quanto riguarda Ash, oltretutto, io ho ricontattato i proprietari, gli ex proprietari, e continuano a dirmi che lui è un chihuahua. Continuano a ribadire che lui è un chihuahua. La cosa mi fa molto ridere perché, cioè, io non, gliel'ho anche messo in chiaro, non è che ve lo ridò se non è un chihuahua, non è che succede qualcosa se ammettete che non è un chihuahua. Infatti ho detto scusate, ma datemi il pedigree e datemi delle foto dei genitori, così mi regolo io se è un chihuahua o no. Mi hanno dato le foto dei genitori, uno dei due non è assolutamente un chihuahua, ma forse manco l'altro. E soprattutto sono senza pedigree. Quindi. E vabbè, ho detto io, se mi viene la lano, comunque, a parte questo mi fa molto ridere perché, cioè, più che altro perché per forza chihuahua quando non è un chihuahua, cioè, chi se ne frega se non è un chihuahua, è la cosa più bella del mondo, chi se ne frega. L'unica cosa che mi servirebbe sapere è che cosa sarà da adulto, perché così riesco a dargli bene la quantità di crocchette e riesco anche un pochino meglio a decifrare, insomma, le cose. Però, vabbè. Ok, comunque penso che rimarrà piccolo, no, a parte gli scherzi, penso che rimarrà piccolo perché comunque entrambi i genitori sembrano piccolissimi, quindi penso proprio che rimarrà piccolo, non un chihuahua, ma piccolo. E, però in realtà poi la dottoressa mi ha fatto riflettere perché mi ha detto guarda che i chihuahua sono molto delicati e abbaiano molto, quindi in realtà che non è un chihuahua, chi se ne frega. Per quanto riguarda il resto della mia vita, vi dico subito. Allora, per quanto riguarda l'audiolibro, che so che moltissimi di voi l'aspettano, io purtroppo non ne so nulla. Ne so nulla o poco o nulla, ne so quasi quanto voi. L'audiolibro, come vi dicevo, è molto personale, è un qualcosa dove ho detto dei particolari
assolutamente che non ne avrei parlato nemmeno in famiglia, tantomeno, insomma, è molto particolare. È un audiolibro assolutamente però per adulti, perché comunque si concentra molto sulla gravidanza e è un misto tra i consigli che do, molto, anche se divertenti, simpatici, molto personali sotto molti aspetti, mi sono aperta molto, e altri anche, diciamo sì, molto simpatici e anche molto seri alcuni, per alcuni aspetti anche molto seri, però riguardanti la gravidanza praticamente, e non per forza la gravidanza da giovani, la gravidanza in generale. Poi verrà il momento nel quale poi uscirà qualcosa inerente alla mia gravidanza, la mia vita, la mia gravidanza da giovane, la mia giovanissima, la mia vita è tutto, capita, a me poi uscirà qualcosa di questo tipo. Però per quanto riguarda l'audiolibro, comunque secondo me lo vedo più come un piacevole ascolto per, spero, piacevole ascolto più per le tesorine grandi. Anche se non mi interessa avere figli, è comunque carino da ascoltare, molto carino da ascoltare. Poi, oltretutto, nella scrittura mi ha aiutato mio papà, quindi comunque calcolate che si sente molto il tocco di una persona ancora più grande di me, una persona adulta con esperienza, si sente quel tocco, e ci sono certe battute che abbiamo scritto insieme che sono molto, molto, molto simpatiche. Poi comunque la mia voce accompagna tutto questo, è carino, è molto carino, però appunto secondo me è più per adulti che per le tesorine più piccole. Le tesorine più piccole, se lo vogliono sentire, a me farà piacerissimo, non è che ci sono parolacce o altro, secondo me insomma è meglio per le tesorine più grandi, e probabilmente chi di dovere qua mi lincerà, perché ovviamente tutti quanti sono più per il guadagniamo e chi se ne frega del resto. Io no, se voglio darvi un prodotto in mano preferisco che il prodotto sia ben chiaro che cos'è, quindi preferisco dirlo, anche se mi linceranno, chi se ne frega, non voi, chi c'è nel retro mi lincerà per questa cosa, però chi se ne frega, preferisco essere onesta con i miei tesori. E oltretutto sono al 100% onesta, nel senso che il fatto è che mi era stato proposto un po' di tempo fa persino di collaborare con diciamo dei libri in stile Peppa Pig. Vi dico che io mi sono rifiutata perché non è quello che voglio fare. Quando uscirà qualcosa di scritto, sarà un qualcosa di veramente figo, per tutte le età, però davvero figo, scritto da me, non da ghostwriters vari, no, cose che decido io, cose che voglio io e tutto quanto. Ho rifiutato anche una bella sommetta a quanto pare, però chi se ne frega. Ci tengo a essere molto limpida con voi sotto questo aspetto, come sotto qualsiasi altro aspetto, perché non vedo l'utilità di non esserlo. Pronto? Ehi, ciao Fede! Buonasera! Come stai, amore? No, ma che disturbi, tesoro mio, dimmi. Dimmi tutto. Partite? No, non lo sapevo, pensavo la settimana prossima. Ah! Ok, in questo momento sono stata chiamata da mia cugina che è appena partita per non so dove, si sta andando a divertire la pazza, e praticamente mi ha chiamata che ha incontrato delle mie tesorine, quindi me l'ha passata al telefono, carine, e abbiamo parlato al telefono con le tesorine, che dolci, oddio che dolci. E no, comunque vi giuro, straeducate, stracarine, non volevano disturbare, che tenere, tenerissime, però mia cugina ha fatto assolutamente bene a farmi chiamare, e adoro, cioè adoro quando sono così educate, così dolci, adoro, 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 mi sciolgo. E purtroppo non le sentivo bene però perché stavano entrando in galleria, stavano ancora sul pullman, vabbè. Comunque mi sono scordata di che cavolo stavo dicendo, di che cosa stavo parlando, che non mi ricordo più. Ah sì, dell'audiolibro. E quindi praticamente sì, ci sono stati alcuni problemi alla fine con questo audiolibro, che appunto ho registrato molto di fretta ed è stato montato molto di fretta, e verrà caricato su Audible, quindi io poi vi metterò il link diretto a questo sito nel quale poi potrete ascoltarlo. Il fatto è che io non ne so da... Questo è Caio che ogni tanto respira, c'ha questi sospironi. Il fatto è che io non ne so nulla, cioè io continuo a non saperne niente praticamente, quindi un giorno uscirò fuori con "Ehi, comunque uscite il mio libro", cioè, perché purtroppo non so di più, non lo so. E vabbè, comunque non vedo l'ora che comunque esca, perché comunque sono, dillo un'altra volta comunque, perché sono felice e fiera comunque del lavoro. Ho ridetto comunque.
Quindi niente tesori, spero che questo video vi sia piaciuto, per oggi ho messo troppa carne sul fuoco direi, quindi, però sono stata veramente bene a chiacchierare con voi e aprirmi così tanto e rendervi partecipi praticamente di tutto della mia vita, insomma, sono contenta di averlo fatto. Quindi niente, vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre nei video di domani, vi voglio un mondo di bene, ciao!